E dovremmo essere live. Ciao a tutti, io sono Ivan Zorico, direttore editoriale di Smart Marketing. Qui con me c'è Raffaello Castellano, il direttore responsabile della rivista. Ciao Raffaello. Ciao a tutti e benvenuti a questa che è l'ultima puntata. Non mi chiedere che numero è perché non me lo ricordo. L'ultima puntata, anche perché sono tanto oramai. L'ultima puntata della versione Summer Edition, appunto, di Incontri Ravvicinati. E Esatto. visto che andiamo incontro a quella che appunto è l'estate piena, vero? Insomma, come si dice, noi il solleone dalla fine di agosto, dei primi 10 giorni, 15 giorni di agosto, abbiamo una puntata che va molto a tema con quello che andremo ad affrontare. Quindi, insomma, Esatto. benvenuti a tutti. Prendiamoci qualche minuto, come sempre. Ivan, per fare cosa? Delle consuete condivisioni e Condivisione. check per capire se appunto l'audio si sente bene, quindi vi chiediamo, Perfetto. qualora siate in ascolto, di dirci se tutto va bene e quant'altro. Anche il video, Ivan, anche il video. Sì, Ricordati audio, sempre video, qualsiasi cosa la mia sostanzialmente. camicia psichedelica con la famosa puntata che mi è rimasta impressa. Io non ci dormo ancora la notte, la puntata con il buon Armando De Vincentis. Quindi se Allora, volete potete ritrovare su YouTube o su Facebook. Se siete così curiosi di vedere una camicia psichedelica, la potete trovare sì, tranquillamente. mai mettere il bianco e il nero a strisce in quelle condizioni. Perfetto, va bene. Ok, diamoci anche il tempo per salutare un po'. Io la condivisione sul mio profilo l'ho fatta. Sì, anch'io. Se non sbaglio, Maddalena dovrebbe aver fatto la condivisione sulla pagina del laboratorio, perché l'ospite di oggi è già un amico, un consumato amico, se possiamo dire, appunto, del nostro laboratorio urbano, perché non è alla sua prima fatica letteraria, ma non voglio anticiparvi niente, se no Simona poi dice che faccio spoiler. Ok. Ok, Allora. allora, hai detto bene, parliamo di un tema che d'estate, diciamo, cade a fagiolo, come si dice in questi casi, ossia parliamo di viaggi, di paesaggi e di miraggi, come hai detto tu, e siamo andati alla scoperta di nuovi mondi. Perché abbiamo scelto questo indovinatissimo titolo, che ovviamente viene dal buon Raffaello? Perché appunto i viaggi di cui parleremo non sono soltanto viaggi intesi come solitamente si intende, cioè come delle vacanze, ma invece come delle scoperte, quindi come qualcosa che ha a che fare sia con la geografia del luogo, ma anche con la geografia delle persone, quindi proprio de dei viaggi alla ricerca di qualcosa di nuovo dentro di noi e fuori da noi, non solo quindi appunto da quelle che possono essere delle mete tradizionali, ma andando a scoprire quei luoghi, e magari in maniera un po' più ricercata, fuori da quello che è il circuito più commerciale, per andare a scoprire poi la vera essenza dei luoghi che si vanno a visitare. Raffaello, quindi da cosa partiamo per Allora, sì, parlare di tutto infatti, ciò? volevo, permettimi, non lo faccio quasi mai perché insomma sei sempre preciso nelle cose, però in realtà sei stato un po' democratico. In realtà non è proprio il fatto dei viaggi non commerciali. Il viaggiatore di oggi è un viaggiatore serio, cioè uno che rischia anche la vita nei propri No, viaggi, perché no, quelli sì, io parlo di chi si approccia al viaggio in termini di vacanze. infatti, Le classiche sì. 2 settimane di agosto magari te le vai a fare in un resort e non a battere dei E sentieri infatti, poco opportuni. è quello che noi vogliamo fare oggi, è proprio questo, proporvi una tipologia come dire, di vacanza diversa, perché non per forza bisogna fare i turisti, non nei posti, ma potremmo anche fare quelli che sono i viaggiatori, perché quando abbiamo 2 settimane di tempo, sono ovviamente limitate, attenzione, non sono chissà che cosa, però se decidiamo di non battere, come ha detto il buon Ivan, quelli che sono i soliti sentieri, magari organizzati da Alpi Tour o similari, insomma, da viaggi organizzati, e magari rischiamo di perderci senza smarrirci del tutto, attenzione, ma rischiamo un attimino di perderci, probabilmente lungo quei sentieri non battuti riusciamo a trovare la vera essenza di un luogo. È un po' quello che succede anche quando decidiamo di leggere un libro che magari non è proprio nelle nostre corde, no? Molto spesso in quel libro troviamo qualcosa. La scoperta è qualcosa che molto spesso ci precludiamo perché il nostro cervello tende a consumare meno energia e quindi a fare sempre le stesse cose. Ci piace il giardinaggio, leggiamo sempre libri di giardinaggio. In realtà diventiamo più intelligenti se decidiamo di fare altre cose, quindi tenere quanto più possibile aperta la nostra testa, non così aperta che i pensieri vadano via e volano dappertutto, ma abbastanza aperta da poter accogliere i pensieri. Sono contento che sia compiaciuto quando parlo, è una cosa Sì, positiva, insomma. mi piace questa metafora No, utilizzata. è la realtà, insomma. Io penso che bisognerebbe azzardare. Combatto spesso con la mia compagna, che in realtà è molto pantofolaia, quindi io questa cosa la sento molto, no? Nel senso di andare all'avventura, sono uno che si butta nella vita, sinceramente. Quasi sempre ho ragione quando mi sono buttato. Quando invece sono stato timoroso, non me la sono goduta Vabbè, la tanto. classica Questo. zona di comfort, dai. Eh beh, no, vabbè, ma non vale sempre come regola, attenzione, qualche volta che mi sono trattenuto me la sono anche goduta, però il più delle volte è stata così, deludente. Va bene, allora parliamo di un libro. Allora, eravamo rimasti d'accordo così, ma perché sai che so, con l'età, insomma, divento un po' più
meno brillante, diciamo. Allora, io parlo del libro e tu introduci l'autore. Allora, esattamente. Oggi parleremo di questo libro qui, che è la, se, non mi fate dire, ma è il quinto libro, in realtà è il quarto, ma perché uno è stato tradotto in inglese, quindi comunque vale come doppia pubblicazione, il quinto libro di questo scrittore, che sarà Ivan Alex, si chiama Asia Estrema, e parla di un viaggio non al Pitur, appunto, in tutta la zona dell'Asia, tutta quella zona che appunto va a toccare il Borneo, va a toccare quella che è il Vietnam, va a toccare il Laos, tutta quella zona di quella dove ci sono le cosiddette tigre asiatiche, dove però non è solamente un territorio in forte espansione economica, ma dove, perdendosi un attimino lungo quelli che sono sentieri non battuti, ci imbattiamo in quella che è una cultura millenaria, contadina o di pescatori. Ma ce ne parlerà meglio chi questo viaggio l'ha compiuto, che è, esatto, Ivan, che è il nostro ospite di oggi, che è appunto Gaetano Appeso, che salutiamo. Eccolo qua. Ciao Gaetano. Buonasera. Allora Gaetano, come ti dicevo un po' dietro le quinte, tu ti definisci viaggiatore e scrittore. Allora mi interessa subito chiederti una cosa, cioè tu quindi ti vedi in prima istanza viaggiatore e poi in secondo luogo scrittore. Se appunto, diciamo, leggiamo quelli che sono i tuoi libri, capiamo, ma poi tu ce lo confermi, che i primi sono stati scritti appunto con un'ottica differente, cioè partivano dal viaggio per poi trasformarsi in un libro. In questo caso, sostanzialmente, tu vai a raccontare delle storie, quindi già immaginavi, probabilmente, prima della partenza, ma vorrei sentirlo da te, di scrivere, di raccontare qualcosa, e quindi per questo ti sei messo in cammino. Quindi volevo capire, partendo poi appunto dal tuo libro, che è appunto Asia Estrema, come mai sei arrivato a questa, come dire, evoluzione, se appunto è un cambiamento che poi porterai con te nel tempo per i prossimi viaggi, oppure è stato soltanto, diciamo, una parentesi e tornerai, diciamo, alla tua vita precedente? No, di certo non è una parentesi. Ecco, io ne approfitto subito per ringraziare entrambi per l'invito. Lo considero davvero un privilegio, insomma, essere in diretta con voi stasera. Troppo buono. Grazie. Una volta io mi sono fatto una promessa, ero piccolino e mi sono detto: voglio viaggiare, voglio scoprire il mondo, voglio visitarlo, e per questo mi sono arruolato. E quindi in realtà questa esperienza nasce da viaggiatore. È stato un caso che poi un po' anche la formazione accademica in qualche modo mi ha invogliato a prendere una matita in mano e ad annotare in tempo reale, durante i viaggi, giorno per giorno, quelle esperienze tra le pagine di un taccuino. E come è stato un caso che poi alla fine quei diari sono diventati dei libri. Quindi sicuramente è corretto mettere prima viaggiatore e poi scrittore. Un'esperienza bella anche quella della scrittura, che mi sta regalando grandi emozioni e che spero vivamente che non sia semplicemente una parentesi. Beh, dopo tanti libri che hai scritto, sicuramente una parentesi non credo che sia. No, ma mi piaceva capire appunto l'evoluzione che c'è stata anche un po' dentro di te. Cioè, quindi tu in qualche modo hai preso consapevolezza di questa parte, di questa parte forte che è il racconto. Quindi il viaggio l'hai visto non soltanto come esperienza personale, ma poi come esperienza da condividere, se posso dirla in questi termini. Sì, fondamentalmente è stato un crescendo. Sia il viaggio, e quindi ho timidamente iniziato a muovere i primi passi al di fuori dei confini nazionali, e poi viaggio dopo viaggio ho cercato di osare sempre di più, e quindi alla fine mi sono ritrovato nella foresta amazzonica con uno zaino sulle spalle, senza sapere come continuare a guadagnare chilometri per uscirne. Un po' così, o per restare vivo. Parallelamente si è mossa anche la mia esperienza letteraria. Ho iniziato con un libro che era una raccolta di email che io ho inviato proprio dalla foresta amazzonica, divertenti. Purtroppo mi è capitato di tutto in quel viaggio, quindi le email erano abbastanza tristi, tra virgolette, ma le scrivevo
a degli amici che mi avrebbero preso in giro a vita, per cui ho cercato in qualche modo di renderle gradevole e divertenti. Questa formula è piaciuta molto a una casa editrice pugliese che così in via sperimentale ha deciso di pubblicarle. L'esperimento è andato bene, ci sono state diverse ristampe e quindi si è dato seguito al progetto successivo, che è il libro Tian Chao, che invece non è una raccolta di mail, ma è un diario che io ho scritto durante l'esplorazione della Cina e del Tibet. E poi in realtà è stato un crescendo, perché poi le copie, insomma, i libri, per fortuna, sebbene una letteratura di nicchia la mia, i numeri sono diventati importanti, quindi la casa editrice ha investito un po' di più e abbiamo fatto un tour nazionale, siamo stati anche all'estero e sono arrivati anche alcuni premi letterari. Se mi permetti, felici. Posso aggiungere io qualcosa, perché insomma, è inutile che lo ripeto a questa puntata, che l'ho detto 10.000 volte, insomma, voi sapete che la mia doppia veste sia di direttore del... direttore responsabile di Smart Marketing, appunto in quanto giornalista, in quanto amico di Ivan, in quanto socio di Ivan, ma è anche, io sono anche responsabile del laboratorio Umano Mediterraneo, tra l'altro presidio del libro di San Giorgio Ionico. Con Gaetano siamo proprio cresciuti, Ivan, ci tenevo a dire questa cosa qua, perché io ho conosciuto Gaetano attraverso quel libro che trovo straordinario. Io poi ho una predilizione per il romanzo epistolare, no? Quindi quando ho visto I miei dall'Amazzonia, insomma, mi è molto piaciuto ed effettivamente è molto divertente, anche se ovviamente non nasce come con l'idea di essere pubblicato, però effettivamente poi il risultato c'è stato. E perché prima dicevo che i libri sono 4, ma in realtà sono 5 pubblicazioni? Perché poi I miei dall'Amazzonia, lo dico io perché insomma, lo so bene, è stato tradotto in email from Amazon, che non è il centro di assistenza di Amazon, e appunto è diventato appunto il primo libro tradotto. Diciamocelo chiaramente, la traduzione è il gradino più alto che può raggiungere quello che è uno scrittore, più importante anche del premio letterario, perché lì dove una fascetta ti fa vincere comunque il prestigio e quant'altro, ti fa vendere qualche copia all'interno del paese, la traduzione ha a che vedere col fatto che un'altra cultura, di solito l'inglese in questo caso, ha ritenuto il libro premio importante e ha deciso di tradurlo. Quindi per uno scrittore è un grandissimo premio. Tian Chao, e questo concludo, il secondo libro, nato come Taccuino, è un libro a cui io sono affezionatissimo. Per il momento è il libro più bello di Gaetano Appeso, secondo il mio modesto parere di lettore, ed è il libro che ha accompagnato la nascita del nostro presidio del libro di San Giorgio Ionico. Vero. Il primo evento, non ancora ufficiale, lo facciamo proprio con questo, invitando la comunità di San Giorgio Ionico e dei cinesi, che è molto numerosa, la seconda più numerosa in provincia di Taranto, dopo Taranto. E mi ricordo una ragazza che disse una cosa bellissima, che fu ospite, Ivan, disse: mi hai fatto, leggendo il tuo libro, ho conosciuto dei posti che io, in quanto occidentale, nata in Occidente, mi ha raccontato solamente la mia nonna. E fu un momento fortemente emozionante, che un occidentale spiegava la Cina a una cinese che occidentale. È occidentale, è stata veramente quello che si può fare, quello che la cultura può fare, quello che è lo scopo principale della cultura, quello di creare connessioni fra le varie differenze che però ci rendono anche ricchi. Quindi ci devo dire questa cosa qua, basta, mi taccio, non era una domanda. Se non hai domande, parto io. Fammi fare i saluti. Allora, ringraziamo Dino Ruggeri, che sono collegati perché i nostri utenti ci tengono, che ha anche condiviso. Ringraziamo Maddalena D'Amicis, che ha condiviso attraverso il laboratorio mediterraneo. Fabiana Pacella, che ha messo mi piace sulla mia condivisione, che sta seguendo con interesse. Insomma, quindi fatemi vedere, salutateci, che noi tranquillamente vi citiamo in diretta. Grazie. Sì, allora Gaetano, io sono sicuramente affascinato da tutti questi viaggi esotici che tu hai fatto, e poi magari entriamo nel dettaglio, Raffaello ti farà delle domande specifiche anche su questo, ma sono anche molto affascinato da tutto quello che c'è prima della partenza, cioè le emozioni che tu raccogli prima di partire, cosa immagini di trovare, l'equipaggiamento che decidi di portare, perché hai detto bene, l'Amazzonia, posti come questi, diciamo, non ti portano, diciamo, non credo che tu vada con un trolley fresco, leggero, come dire, riposato, ma credo che tu abbia tutto un equipaggiamento, tra virgolette, d'ordinanza. E quindi mi piacerebbe capire quanto ci metti per, appunto, creare la tua base per la partenza. Quindi il progetto viaggio,
quanto tempo ti porta prima e poi ovviamente quanto tempo ti porta dopo. Secondo me hai molto più tempo di preparazione che di svolgimento, però volevo saperlo da te e poi dare anche qualche consiglio utile a chi magari si vuole approcciare anche ad un viaggio, tra virgolette, estremo, anche se siamo in periodo di Covid e magari non è proprio facilissimo. Però. Sì, in effetti si tratta di viaggi abbastanza lunghi. L'ultimo, ad esempio, quello raccontato nel libro Asia Estrema, è durato due mesi, poco più di due mesi, in cui si è completamente immersi in una cultura che non ci appartiene. Molto spesso io non ho una sola parola in comune con il mio interlocutore, per cui in qualche modo bisogna comunicare a gesti. Sono stato ospite anche di comunità isolate, di tribù, per cui la preparazione diventa fondamentale, diciamo, per esperienze di questa portata, e parte almeno un anno prima. Nel momento in cui io decido di esplorare un'area, una zona, avvio subito la macchina organizzativa e intanto cerco di recuperare informazioni che non sempre è facile trovare. Purtroppo su internet non trovi, che ne so, l'orario della canoa che si sposta. Ah, no. E allora frugo nei blog dei viaggiatori. E quindi raccolgo, ad esempio, una volta mi è successa una cosa simpatica proprio in Amazzonia. Purtroppo, a differenza delle altre tribù, diciamo, quelle che vivono in Amazzonia c'erano un po' con gli europei a seguito del colonialismo, e quindi progresso, no, certo. 400 anni di sottomissione, un po' ce l'hanno con noi, per cui non è stato semplice per me farmi accettare da quelle tribù, però ne avevo necessità per continuare a muovermi e soprattutto a chiedere indicazioni su come proseguire. E allora io, prima di partire nella fase preparatoria, su un blog ricordo che avevo letto che loro adorano le grandi conchiglie e le perline colorate, per cui io nel mio arrivai in Sud America, a Lima, e quindi sulla costa del Perù recuperai queste grosse conchiglie. Invece le perline colorate le avevo portate dall'Italia, le avevo prese in un negozio di cinesi, e quindi un po' per avere le perline, un po' per avere queste grandi conchiglie, loro mi ospitavano, però poi la mattina, come sorgeva il sole, mi mandavano via. Io ricordo una volta, erano le 6 del mattino, mi hanno svegliato col piede, io stavo nel mio sacco a pelo per terra, e poi mi hanno mandato via. Però ecco, le informazioni che sono fondamentali, soprattutto quando ci si spinge in regioni come l'Alta Siberia, l'Amazzonia, l'Antartide, sono fondamentali, ma purtroppo sono zone poco documentate, quindi questo è il primo grande problema. Poi c'è l'itinerario. Io leggo tantissimo libri, cerco di scaricarmi documentari, e quindi individuo quelle che sono le cose belle da vedere, bellezze architettoniche, naturali, e quindi tiro giù una prima bozza di itinerario, dopodiché verifico come spostarsi sul posto utilizzando i mezzi locali, e quindi l'itinerario inizia ad assumere una forma un po' più definitiva, ma molto spesso dopo un anno di lavoro viene disatteso il primo giorno di viaggio, perché le incognite sono veramente tantissime. Ultima fase, la preparazione fisica, non solo fisica nel senso che per due mesi bisognerà portare sulle spalle uno zaino che arriva a pesare anche 25 kg, perché deve contenere tutto, il sacco a pelo, gli indumenti, le scorte di viveri, i tarallini, l'acqua, e quindi insomma, ma anche la preparazione fisica intesa in termini di vaccini, certo, antitetanica, antitifo, antiepatite, antimeningococcica, c'è ancora febbre gialla, encefalite giapponese, bisogna sempre tenere tutto aggiornato, e comunque un paio di mesi prima della partenza bisogna fare alcuni richiami. Con me, sia in Asia Estrema che nella foresta amazzonica, ho portato anche la profilassi antimalarica, che in realtà non è un vaccino, ma bisognava assumere queste compresse che sono inquietanti per quanto sono grosse,
per tutto il periodo di permanenza nell'area a rischio. Sì, meno male che sono compresse, no? Va bene. C'ho qualche domanda? Ti ho capito subito. Allora, mi conosci bene. Allora, no, anche perché hai fatto la dimensione, no? Va bene. Allora, non diventiamo. Ringraziamo chi si è collegato perché ci sono altre persone. C'è Adriana Mango che si è collegato e ci ha salutato. Sì. Buonasera, Adriana. Sì, allora, Gaetano, sì, la preparazione e quant'altro. Tra l'altro, questa poi c'è una domanda che voglio farti dopo, non voglio anticiparla adesso. Io ho letto tutti i tuoi libri, sto finendo di leggere anche questo qui, Casi Estremi, che lo consiglio perché lo trovo il più maturo come libro, non che gli altri non sono belli, per me, te l'ho detto, Tian Chou rimane sempre il libro più incredibile che tu hai scritto, perché veramente mi ha fatto calare all'interno della Cina. Però qui c'è un racconto diverso. In questo libro ho notato che racconti poco tu di quello che vedi, ovviamente sei sempre molto descrittivo, noti quelle che sono le bellezze architettoniche, i paesaggi e quant'altro, soprattutto la cucina, che è una cosa molto importante per te, per poterti calare all'interno di una cultura, e questo quindi mi piace. Però ho notato che in questo libro, più che negli altri, perché c'è proprio un cambio di passo, ti sei affidato agli occhi, alle orecchie e ai racconti delle persone che incontravi per raccontare il paesaggio. Probabilmente perché il viaggio è durato un paio di mesi, forse questo ti ha permesso di entrare in contatto con la cultura. È stato un viaggio anche molto duro. Mi ricordo che quando noi ti comunicammo che avevi vinto il premio Presidi del libro con il tuo terzo libro Mesoamerica, tu eri proprio in viaggio, in questo viaggio fondamentalmente. Quindi è stato anche un viaggio dove hai rischiato molto per tua stessa missione, tu che sei già abituato a rischiare. E quindi niente, volevo proprio raccontarti questo. L'evoluzione che hai avuto attraverso i libri, attraverso anche il fatto di viaggiare, e di capire che probabilmente non c'è bisogno di parlare tu, ma avevi bisogno di fare l'intervistatore in questo caso, e lo dico da giornalista, quindi l'intervistatore delle popolazioni che andavi a trovare, perché poi in ogni occhio, ecco lì c'è il vero racconto del luogo, il vero genius loci. Vai, Gaetano. È così? Sì, c'è differenza. Io mi trovo un po' con quello che tu hai detto, nel senso questo libro è più maturo. C'è anche un dettaglio importante, e cioè che il viaggio descritto in questo libro è il primo viaggio che io faccio da scrittore, e quindi fatto con la consapevolezza che potesse diventare forse un libro. Ecco. E così è stato. Per cui quello che manca rispetto agli altri libri è una sorta di descrizione personale dei luoghi. In questo libro ho lasciato che fossero gli abitanti del posto a parlarmi della loro terra, e quindi mi sono limitato semplicemente a raccogliere delle storie che appartengono a determinate regioni geografiche, che stanno cambiando in realtà e anche abbastanza velocemente. Per cui la mia idea era quella un po' di creare un documento che fosse una fotografia di questi luoghi. Sì, sì, questo è molto interessante quello che hai detto, perché effettivamente comunque si ravvisa questa voglia di racconto del territorio in tutti i tuoi libri. Però forse quello che era più differente rispetto agli altri era proprio Mesoamerica, dove comunque probabilmente anche dovuto al grande esoterismo di quel posto, insomma, ha preso il sopravvento su quello che era il racconto. È stato il viaggio più lungo questo qua, a livello proprio di distanze percorse, questi 2 mesi, anche a livello temporale, il viaggio in Asia Estrema, e quali difficoltà ha mostrato? Io ci terrei che alla fine di questa puntata, l'ho detto prima anche quando abbiamo fatto il pre-collegamento, ci avviamo a quella che è la stagione piena, insomma la bella stagione piena, no? Il vero solleone, e spesso e volentieri distrattamente andiamo in vacanza, no? Perché abbiamo bisogno di svago e quant'altro. Dopo 2 giorni, dopo che abbiamo prenotato una settimana, 10 giorni in un posto, dopo 2 giorni siamo già annoiati e quant'altro, ma forse perché non abbiamo scelto il viaggio con una certa perizia, con una certa anche voglia di scoperta. Fondamentalmente ci troviamo bene in un posto, che so Lecce, che so la Toscana, e torniamo sempre in quei posti, come se dovessimo consumare e pagare un ticket e timbrare un cartellino. Quello che io voglio sapere è, al di là della preparazione fisica e quant'altro che hai già spiegato prima, in questo viaggio, cioè questo viaggio qua, a livello esistenziale, no? Che cosa ti ha portato, e se è stato appunto un viaggio lungo, sia temporalmente parlando che a livello proprio di distanze percorse. Quindi, insomma, descrivendo anche il sud-est asiatico, che detta così sembra
sembra una passeggiata di 100 metri, ma non è proprio così, insomma. Raccontacelo, Gaetano. Entra nello specifico. Beh, allora, intanto non mi sono, non ho toccato un solo albergo in questo viaggio. Che bello. Anche perché a volte non ce n'erano, non c'erano nemmeno B&B o ostelli, ho dovuto proprio fisicamente bussare alle porte e farmi ospitare da chi apriva la porta. Difficile, il viaggio più lungo che io abbia fatto. Di solito sono viaggi che durano 5, 6, 7 settimane, qui siamo arrivati quasi a 10, per cui è stato anche un po' un mettermi alla prova proprio fisicamente come difficoltà del viaggio, ma anche a livello psicologico, certo. Vivere in un periodo così lungo immerso in una realtà che non mi apparteneva. Le difficoltà sono state tantissime, non solo logistiche, ma anche umane. Le realtà, episodi che si sono presentati ai miei occhi, agli occhi di un occidentale che tutto sommato è una persona che sta anche abbastanza bene e quindi può permettersi di avere delle idee che esulano da quella che insomma in qualche modo è la realtà di luoghi poveri. Io ne approfitto qualche minuto, voglio raccontare un episodio che mi ha fortemente colpito. Una volta in una presentazione passata tu leggesti qualcosa del tipo: da un viaggio non torna mai la persona che è partita. Sì, ce l'ho è anche proprio oggi. Così. È vero. E questo viaggio è diciamo un esempio lampante di questa espressione. Mi trovavo in Cambogia e avevo appena finito di visitare un sito archeologico molto bello, Angkor Wat. Insomma, per chi non ce l'ha presente, dove è stato ambientato il film di Angelina Jolie, Tomb Raider, con quei faccioni, quelle statue a forma di faccione. Sito bellissimo. Il problema è che quando sono uscito da quel sito, ancora estasiato da quelle meraviglie architettoniche, mi sono trovato davanti a me un esercito di persone che chiedevano l'elemosina, per lo più bambini. Una cosa che caratterizzava questa persona era il fatto di essere invalidi. Mancava un braccio, una gamba, e per lo più bambini. E io ho individuato tra questi un ragazzo di una ventina di anni, parlava un po' di francese, quindi io mi sono seduto a fianco a lui e ho cercato di parlare. Lui mi ha guardato un po' così stranito, perché forse non era abituato a un turista che gli si sedeva a fianco, e gli ho chiesto: ma perché c'è tanti ragazzi, tante persone a loro manca un arto e perché sono mutilati? E lui mi ha detto: guarda, tu sei un turista, vieni qui, guardi le nostre bellezze, noi siamo contenti, siamo orgogliosi che tu vieni qui, ci fa sentire bene questa cosa, però se tu ti sposti dai circuiti turistici, qua intorno è pieno di campi minati che non sono stati bonificati. Però mi tranquillizzavo, dice: ma tu non ti preoccupare, perché qui c'è gente, c'è l'esercito in borghese che sorveglia, vi tiene d'occhio, vi protegge, vi tutela. Il problema è il nostro, di chi abita qui, del contadino che deve andare ad arare la terra. E mi ha detto: e se metti il piede nel posto sbagliato salta in aria. Della donna che va al fiume a prendere l'acqua, dei bambini che vanno a giocare nei campi. E una frase che mi ha colpito è stata: mi ha detto, e se gli va bene muore, altrimenti è costretto a una vita di stenti per sopravvivere. Gli mancava l'avambraccio sinistro. E io gli ho chiesto: a te è successa la stessa cosa? E mi ha detto: no, la mia storia è diversa. Quando ero piccolo e avevo 5 anni, venivo qui con mia mamma a chiedere l'elemosina e molto spesso tornavamo a casa senza monetine e papà la sgridava. E allora una mattina io giocavo con i miei amici, aveva 5 anni sto ragazzo, la mamma mi ha detto, la mamma è venuta a prendermi, mi ha portato nella legnaia dove c'era mio padre che mi aspettava e che aveva già posizionato un'incudine. Possiamo anche fermarci, mi sta venendo male. Però ecco, il senso è quello. Sì. Una cosa che mi ha emozionato però è stata che
la madre lo ha abbracciato, ma ha detto: io mi sono sentito amato in quel momento. E poi insomma, sì, ci possiamo fermare, però una considerazione io la voglio condividere con voi. Fallo, vai tranquillo. In quel momento, quando mi ha raccontato questa storia, mentre ancora parlava, io condannavo, dentro di me, io condannavo questo padre che aveva commesso questo atto terrificante nei confronti del proprio figlio. Stavo andando via e lui mi ha chiesto: ma come, vai via, non mi lasci nulla? Ma non lo volevo, cioè non volevo farlo, ero sovrappensiero, ero scioccato. Allora mi sono svegliato da questo mio stato e ho tirato fuori il portafogli e gli ho dato tutto, avevo 80-90 dollari, glieli ho lasciati nel piatto. E lui mi ha detto: guarda, forse mio padre non aveva torto. Ecco, io questa la volevo condividere con voi, questa cosa, perché riflettevo da occidentale, da persona che stava bene, ma magari quel padre gli ha salvato la vita, magari sarebbe già morto di fame. Certo. E allora, prima di andare via, io gli ho chiesto: guarda, io vorrei scrivere la tua storia, come ti chiami? E lui mi ha risposto: mi chiamo Kosal, che in cambogiano significa magico. E lì non sono riuscito a trattenere fammi intervenire, ti prego. Hai fatto passare dall'oro, nel senso dal profondo veramente dispiacere, adesso ho i brividi alle braccia, quasi viene da piangere, cioè, quindi, allora. Ma in senso positivo. Scusami, Raffaello, comunque, ci sono dei saluti, grazie, fare dei grazie saluti. A prescindere, quindi Gaetano, già solo per quello che ci hai raccontato. No, c'era una persona dal pubblico che ci chiedeva a Gaetano quanto ti ha segnato questo incontro in Cambogia. Diciamo che un po' ce l'hai detto, ma magari vuoi sottolinearlo. Ringraziamo anche Massimo e ringraziamo anche Maria Teresa che sono collegati, giusto? Sì, sì. Beh, l'incontro in Cambogia è stato importante. In realtà io non nascondo che nei giorni successivi ero abbastanza scosso. Avevo anche smesso di annotare le mie cose sul taccuino di viaggio, perché avevo come la sensazione di usare le disgrazie di altri per un tornaconto personale. E quindi avevo smesso di scrivere. Non stavo più, diciamo, questo è stato l'effetto immediato. Nel Laos, in una città del Laos, ho avuto modo di confrontarmi con un monaco con il quale ho chiacchierato un intero pomeriggio. E lui mi ha detto: no, invece fallo, scrivilo, che si sappia. E quindi bellissimo. No, è da lì, ha superato, e questo lo trovate tutto in questo bellissimo libro che vi invito veramente a leggere, può essere una porta d'ingresso per quelli che sono i viaggi di Gaetano Appeso. Io voglio tornare un attimino su questo racconto che mi ha messo i brividi anche a me, sia quando l'ho letto nei giorni scorsi, Gaetano, sia quando l'hai raccontato adesso, perché è stato ancora più toccante. Non dimentichiamolo, lo racconti molto bene anche tu, il sud-est asiatico è stato appunto flagellato da quello che è stato uno dei bombardamenti più duraturi e più lunghi, insomma la guerra del Vietnam, i vari regimi comunisti, quello dei Khmer Rossi e quant'altro che si sono avvicendati e che ci sono stati vari tipi di guerre e quant'altro, insomma quella parte là del sud-est asiatico è piena ed è stato forse, c'è una zona del Laos o della Cambogia, non mi ricordo bene adesso, mi corregge Laos. Del Laos, che è la zona più bombardata in età moderna, appunto, non in una questione di guerra, appunto dagli Stati Uniti. Ed è quindi molto facile trovare fuori da quei terreni, come raccontava prima lui, non bonificati, non per i turisti, ecco, fuori quella finta facciata di paese, chiamiamola così, insomma, no, di paese reale, trovare poi questa disponibilità qua. Ed è interessante questo racconto perché poi, come dire, no, quello che può sembrare un dramma indicibile per noi occidentali, cioè pensare di doversi mutilare per poter avere una speranza di guadagno. Cioè, ragazzi, è qualcosa che, non lo so, cioè, io credo che tutto il resto dei problemi di disoccupazione prendano tutto quanto un'altra connotazione. È questo che fa il viaggio, ridimensiona i nostri problemi. La condivisione con altre culture, già con altre persone, cioè quando già condividiamo un problema nostro con un amico,
diciamo che in parte ce lo scarichiamo. Ma quando riusciamo a condividere con un'altra cultura, tutti i nostri problemi vengono ridimensionati. C'è una bellissima frase che non è la stessa che ti ho citato allora, ma che insomma io credo che sia interessante, perché poi è proprio un proverbio indiano, dice: viaggiando alla scoperta dei paesi troverai il continente in te stesso. Gaetano, è quello che ti è successo in questo momento, visto che un racconto, visto che insomma parla dell'India, ma non parla insomma del sud-est asiatico, ma insomma ci sta, cosa dici? È così? Sì, è quello che accade non ad ogni viaggio, ad ogni passo. Ad ogni passo, ed è vero. Perché in realtà tutto si trasforma. Ad ogni chilometro, il villaggio che sta dopo il precedente ha una caratteristica di diversità. Io ricordo una volta feci un viaggio così abbastanza folle e attraversai tutta la Siberia, partendo dall'Europa, da San Pietroburgo, fino ad arrivare a Pechino, in Cina, in treno, tipo un mese e mezzo di treno. E notavo ad ogni fermata che cambiava proprio la fisionomia, la faccia, la fisicità della faccia delle persone. Allora queste forme un po' rudi e squadrate, russe, si affusolavano piano piano per diventare poi, diciamo, le forme cinesi, no? Gli occhi che diventavano piano piano sempre più a mandorla. E questo fisicamente, immaginiamoci a livello culturale. Certo. Da un capo all'altro del mio itinerario c'è l'abisso e quindi poi ho potuto viverlo goccia a goccia. Mi rifaccio un po' a quella che è stata, no, la tua osservazione. Si cambia ad ogni passo. E ovviamente ogni cultura ha qualcosa da offrirti nel bene e nel male e tu la recepisci, la fai diventare tua e influenza fortemente il tuo carattere. Gaetano, i problemi degli altri, come dicevi, ridimensiona i nostri, è vero, non mi sentirete mai lamentarmi, ve lo giuro. No, tu sei una persona a modo e garbata a prescindere, prima dei viaggi, io ti ho conosciuto già così, però effettivamente non credo che un racconto come quello che ci hai da poco detto, ma come tanti altri che ci racconti all'interno dei tuoi libri, ecco, la scoperta degli altri e delle altre storie davvero ci fa capire quanto alla fine siano futili i nostri problemi, quanto siano da ridimensionare le nostre paure, le nostre angosce, perché poi alla fine viviamo da privilegiati, stiamo in una casa, abbiamo l'acqua corrente, che non abbiamo è Netflix. Sì, ma sì, a questo poi andiamo ancora oltre, magari Netflix lo sanno tutti. No, lo dico anche per chi, diciamo, nel lockdown si lamentava che non poteva fare delle cose. Sì, delle cose assurde. Davvero. E allora mi immagino tutti gli agi che comunque abbiamo avuto. Poi è chiaro che la libertà è stata castrata, però anche molte persone hanno vissuto molto male la pandemia, e va bene, però voglio dire, non siamo stati proprio in zone di guerra, ecco questo. Avevamo un computer, avevamo il cellulare, stavamo collegati col mondo, giusto? No, è interessante questa cosa qua, perché io credo che probabilmente il primo risultato sia questo bagno di umiltà, cioè i viaggi di Gaetano, ma fin dal primo libro, fin dai miei dall'Amazzonia, no? Il fatto che questo, all'inizio c'era qualche amico che lo accompagnava, poi man mano, diciamolo questa cosa qua, perché si dicono tutte le cose belle, no? Tu hai perso anche qualche amico, insomma, non in viaggio, attenzione, non è morto, è ancora vivo, ma che insomma dopo i primi viaggi sempre più estremi hai perso qualche compagno di viaggio, a un certo punto hanno detto senti che età, mi dispiace, ma effettivamente ora vai in solitaria. Cosa cambia quando fai un viaggio totalmente da solo, dove ti cali in una cultura, dove rispetto ai primi viaggi, magari, ma giusto un flash in questo, rispetto ai primi viaggi in cui ti sei accompagnato con qualcuno, anche se poi tu riesci sempre a trovare qualche compagno di viaggio, anche provvisorio, nell'itinerario che fai. In Asia Estrema, già nei primi 10 capitoli, insomma, ne trovi 2 o 3 diversi, insomma, che è interessante. Europei, la ragazza canadese, insomma, cioè, è interessante questa cosa qua, insomma, quindi raccontaci un po'. Allora, la differenza tra viaggiare da solo o con un compagno di viaggio fondamentalmente è questa, che con un'altra persona si viaggia sicuri. Se uno dei due si ammala o si ha un problema, l'altro può chiamare aiuto. In due si è un deterrente contro chi ti vuole derubare, cose del genere. Però si parla in italiano, si chiacchiera, ci si distrae, non ci si guarda bene intorno. Quando viaggi da solo, invece,
ti immergi meglio nella realtà del posto, per esigenza biologica hai bisogno di comunicare e allora ti inventi di tutto per riuscire a strappare una parola da qualcuno del posto che magari è seduto di te a fianco a te nel pullman, no? tra una gallina e l'altra. E quindi viaggiare da solo permette di, diciamo, una maggiore scoperta del territorio. Questa sostanzialmente è la realtà. Ho iniziato con l'amico Luigi, che poi dopo, insomma, l'arresto in Tibet ha detto non è più cosa. E poi Vittorio è un ragazzo che mi ha accompagnato nel viaggio in America Centrale, che invece diciamo, si è sganciato per un altro motivo un po' più di cuore, diciamo, è anche più prosaico, diciamo, dai. Sì, aveva conosciuto una ragazza lì e poi insomma mi ha fatto tornare da solo, però mi ha accompagnato per tutto il viaggio, si è sganciato poi alla fine. Ecco Gaetano, io avevo una domanda, soprattutto nei viaggi che poi hai detto hai fatto da solo, che a quanto ho capito ti piacciono forse un po' di più, perché diciamo i tuoi occhi brillavano un po' di più, nel senso che c'era forse una vera scoperta, insomma riuscivi effettivamente a immergerti nei luoghi e nelle persone. Però volevo chiederti qual è il tuo rapporto con la solitudine, perché sì, tu incontri delle persone, cerchi di parlare, però immagino che ci siano anche tanti momenti in cui tu sei solo, magari che tu hai anche forse paura, non lo so, perché mi immagino stare in una terra straniera, magari tanti giorni che non senti qualcuno che parla la tua lingua, o che magari non vivi in situazioni anche estreme, magari dormi per terra per tanti giorni, sei stanco. Insomma, qual è il tuo rapporto con la solitudine? Perché poi il viaggio, sì, bello, bellissimo, la scoperta, però cosa c'è anche dietro? Cosa ti porti anche dietro in questi termini? Beh, il mio rapporto, intanto la paura è compagna di viaggio. La paura, io, diciamo, non bisogna vergognarsi nel dire che si ha paura, perché la paura ci fa essere prudenti, ci fa evitare di fare cavolate. E poi il mio rapporto con la solitudine. Bisogna essere in pace con se stessi, perché se tu hai un piccolissimo problema a casa, viene amplificato dalle settimane di viaggio e dalle tante ore di solitudine. E quindi rischi di, insomma, si rischia che questo problema poi diventi un ulteriore peso da portare sulle spalle. Di solito, diciamo, mi piace la solitudine in viaggio, sono molto socievole nella mia quotidianità, ma quando sono in viaggio... Posso confermarlo? Quando sono in viaggio mi piace invece concentrarmi sui dettagli, riuscire a imparare parole del posto per comunicare con la gente, fermarmi a scrivere sul mio diario, sul mio taccuino, la mia esperienza, quello che ho visto, cosa ho imparato. Poi ascolto la musica, mi rilassa, mi fa concentrare e quindi mi fa godere ancora di più il viaggio. Di solito, diciamo, le ore di solitudine si sviluppano durante gli spostamenti che io faccio con i mezzi locali, perché quando sono in una zona, in un villaggio, in una comunità o in una città, faccio un po' così, interfaccio molto con la gente del posto, quindi, mentre quando faccio degli spostamenti anche lunghi è molto più difficile riuscire a comunicare, quindi mi ritrovo molto spesso solo con me stesso, e queste sono un po' le mie tecniche per superare la solitudine. Allora Ivan, scusami, sì, facciamo alcune domande. Aspetta, una fila di domande, ce n'è una molto bella, quella te l'ho segnalata, ma c'è anche quella di Maddalena, ce n'è una molto bella di Maria Teresa Macripò, se non sbaglio, sì, dico bene, che secondo me è molto carina, insomma, come domanda. Sì, in ogni viaggio rimetti in discussione la tua vita? Questa è abbastanza... Fale tutte e tre e poi risponde a tutte e tre, Ivan. Va bene. Ok. Allora, l'altra è di Dino Ruggeri. I viaggi arricchiscono l'animo e la mente. Riusciamo a tollerare anche il diverso, sei d'accordo, Gaetano?
e l'ultima di Maddalena D'Amicis, le conosci bene. Che musica ascolti? I Rem, bellissimo. Quindi partiamo, questa è stata semplice, diciamo, partiamo da quella di Maria Teresa, che questa è abbastanza tosta. Ti metti in discussione la tua vita durante i viaggi? Allora, per alcuni versi decisamente sì. Durante queste grandi escursioni, che ad esempio il viaggio in Siberia è durato quasi un mese e mezzo di solitudine assoluta, riuscivo qualche volta che incontravo il siberiano, era una festa, mi sforzavo di riuscire in qualche modo a comunicare loro. Io li definisco rudi ed essenziali, poi racconterò anche un episodio. Sì, non si riusciva a cavarne nulla. In questi, diciamo, periodi lunghi c'è molta introspezione, quindi a me piace molto mettervi in discussione e rivivo con la mente quelle che sono state un po' gli episodi della mia vita, un po' le cose che ho fatto, quindi magari ne deduco che qualcosa la potevo fare meglio, decisioni che ho preso, insomma sì. E quando torno poi cerco di non rimediare, però di assumere un atteggiamento diverso. Quindi io non ho mai stravolto completamente la mia vita, ma sicuramente tanto tempo passato a riflettere è stato positivo per i mesi e gli anni successivi. Ho anche maturato un carattere un po' più tranquillo, più accondiscendente, quindi sono una buona valvola di sfogo per gli amici. Possono anche picchiarmi se vogliono, addirittura, se può servire, allora, a liberarsi. Io che sono impulsivo devo andare a fare un viaggio in Siberia, allora mi sa, è quello che devo fare per calmarmi un po', che sono troppo nervoso. Raffaele, è stata un'esperienza bellissima. È vero che non ho, diciamo, a livello psicologico è stato molto pesante, stato davvero molto pesante. Mi sono anche perso in Mongolia. Anche perché le condizioni meteorologiche, diciamo, non aiutano anche in certi casi. Ecco, non è che tu viaggi con 25 gradi all'ombra, vero? Infatti. Ho fatto il viaggio a giugno, che è il periodo più caldo, quindi riuscivo a stare con una giacca, però quando andava via il sole la temperatura crollava e quindi avevo bisogno dell'abbigliamento termico. Certo. Sono frizzato? Sì. Poi c'era un'ultima domanda. Che sì, la domanda era appunto: i viaggi arricchiscono la mente e l'animo, riusciamo a tollerare anche il diverso? Sei d'accordo, Gaetano? Sì, allora voglio rispondere a Dino Ruggeri con un'azione che io, diciamo, con alcune espressioni che io utilizzo nelle scuole. Quando le scuole, insomma, nei progetti di lettura leggono i miei libri, poi si organizza l'incontro con l'autore, io incontro questi ragazzi che mi fanno tantissime domande, sono dolcissimi, e poi concludo dicendo: viaggiate. Quando avrete finito il vostro ciclo formativo, avrete un lavoro, un reddito, un vostro posto nella società, periodicamente mettete uno zaino sulle spalle e partite. Partite, perché il mondo non è la Puglia, l'Italia, il mondo è fuori. Il mondo sono le carovane di cammelli che attraversano il deserto, sono le tribù che in qualche modo utilizzano le perle, la madreperla delle grandi conchiglie, per crearsi dei monili. Il mondo è quello, e quando voi sarete fuori avrete bisogno di quelle persone, e loro vi aiuteranno e lo faranno con il cuore. Quando tornerete in Italia, dopo questa esperienza, avrete meno paura di chi ha un colore diverso della pelle, e meno paura di chi professa un'altra religione. Viaggiare vi farà diventare persone migliori. E questa è un po' la risposta, che il mio punto di vista, ne sono fermamente convinto, insomma, la risposta che io volevo dare alla domanda di Dino. Sì. Bellissimo. Ti volevo dire, Raffaello, scusami, all'inizio tu dicevi: chi legge magari sempre di giardinaggio, poi continuerà a leggere sempre di giardinaggio. Esatto. E io mi immagino le persone che, per esempio, leggono tanti libri di crescita personale, di motivazione. Bravo. Poi magari uno legge un libro come quello di Gaetano. Che consigliamo.
ovviamente, e riscopre degli spunti, delle riflessioni di vita vissuta che magari anche in un libro, magari stra un best seller di crescita personale, si trova a livello concettuale, ma non ne capisce magari effettivamente le radici e l'essenza. Per cui, come dici tu, avevi detto all'inizio, se è uno anche appassionato di qualcosa di specifico, magari leggendo anche altro, ampliando quello che è proprio la propria vista, può ritrovare anche quello che gli piace in qualche altra cosa, imparare appunto dell'altro, e appunto la scoperta, come abbiamo detto, di viaggi, paesaggi, miraggi, sta anche nell'aprirsi nuove letture, come questa, per esempio. Ma no, se mi permetti, Gaetano, prima di rispondere o di commentare questa osservazione di Ivan, che è molto puntuale, perché dietro le quinte ci stavamo raccontando proprio questa cosa qua, no? Che dobbiamo uscire dalla nostra routine mentale, perché il nostro cervello, come il nostro corpo, tende a consumare sempre meno energie, no? Il divano ci piace più della corsa e quant'altro, proprio per questa cosa qua. Non a caso, riferendomi a quello che diceva appunto due secondi fa Ivan, Sant'Agostino d'Ippona, che è stato un grande pellegrino, oltre che padre della cristianità, uno dei padri della cristianità, diceva che, ve la cito testualmente, quindi insomma, il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono solamente una pagina. In questa affermazione molto bella, molto sfruttata anche su molte guide alpiture e quant'altro, effettivamente c'è una grande verità che ci dice che la scoperta del mondo è come quando scopriamo un nuovo libro, praticamente, no? Un conto è leggerne una pagina, come se fosse un e un conto è leggerne tutto il libro. La scoperta sarà maggiore. Allora, Gaetano, raccontaci questo, ma poi voglio andare nel succo, perché ci mancano giusto 10 minuti e voglio che ci racconti qualche episodio particolare, soprattutto uno riferito a una certa volpe volante. Insomma, rispondi prima a questa considerazione, perché è interessante. Beh, fondamentalmente il viaggio arricchisce, il viaggio è in qualche modo, qualche volta mi è capitato durante le presentazioni che qualcuno mi chiedesse, ma l'incosciente potrebbe non tornare più da un viaggio come questo? E beh, io, vabbè, in quel momento poi dico, no, ma signora, ma sa, mediamente sono delle signore anche di una certa età che fanno queste considerazioni, mi vedono un po' un figlioletto. E io poi dico, no, ma sa, signora, ma io sto attento, prendo tutte le precauzioni e tutto il resto, però io, in realtà, dentro di me la risposta ce l'ho, me la tengo per me, la condivido con voi. Ecco, grazie. Ed è, viaggiare in realtà arricchisce, ma arricchisce in un modo che, se io dovessi avere malauguratamente un incidente in questo momento, me ne andrei felice davvero, per aver visto tanto, aver visto una realtà infinite, molte più, quello che dici, molte più di quelle che mi regaleranno gli anni futuri a casa mia, nella mia città, nel mio paese. E questa è una considerazione che io sento, che provo e che credo sia un po' anche la risposta alla domanda di Ivan. Quindi, perché il viaggiare in qualche modo appaga, conoscere delle realtà differenti, anche delle persone che vi impegnate nei loro problemi, impegnate a raggiungere i propri obiettivi, i propri scopi, e loro condividono con te, loro ti accettano nella loro vita, in qualche modo ti regalano degli anni, se li prendono e te li regalano. Gaetano, scusami, una domanda ti volevo fare, perché molti quando pensano al viaggio pensano appunto alla vacanza, a un budget da mettere da parte e quant'altro, ma viaggiare in questi termini, cioè quindi fuori dagli hotel, fuori dalla comodità, è realmente possibile con un budget, tra virgolette, limitato? E si può anche, tra virgolette, lavoricchiare anche nel posto per potersi sovvenzionare i giorni successivi? Perché probabilmente questa cosa non viene tanto molto dibattuta, perché si pensa, ok, vado fuori per 2 mesi, devo mettere da parte, non so, 4.000 euro per sostentarmi e stare lì. Magari, è chiaro, avere un budget di riserva ti aiuta nelle condizioni più critiche, però si può fare anche con, diciamo, budget limitati, e potendo anche lavorare qualche giorno, qualche settimana in un luogo e potersi sovvenzionare, come dicevo prima,
il viaggio, il futuro del viaggio? Questi sono viaggi molto poveri. Tra l'altro, acquistando con un anno di anticipo il biglietto aereo, si riesce a trovare delle tariffe convenienti. Con 500-600 euro si può acquistare il volo di andata e di ritorno. Vivere in quei posti poi è molto economico, perché comunque chi ti ospita, io di solito lascio qualche dollaro, negli ostelli magari si paga un po' di più, ma è anche bello vivere negli ostelli perché si incontrano altri viaggiatori, quindi si, certo, di solito si dorme nelle camerate comuni con 8 dollari, 10 certo, dollari. E si incontrano altri viaggiatori e si apprendono le loro storie, perché poi la sera ci si ritrova, ognuno racconta di sé. Tantissimi lavorano per pagarsi il viaggio in loco, magari si parla però di viaggi molto più lunghi. Io ho incontrato una ragazza norvegese che era in viaggio da un anno e lei si spostava ogni 2-3 mesi da una regione all'altra. Stava visitando l'Estremo Oriente e nei posti in cui andava lavorava. Aveva lavorato prima in un McDonald's, poi da qualche altra parte, in una scuola, insegnando l'inglese alle persone del posto. Quindi ecco, è un modo di viaggiare che ci fa conoscere anche altri viaggiatori con le loro storie, con il loro, diciamo, con la loro idea di viaggio. Di solito si spende davvero poco, però poi le conseguenze sono che ci si ritrova nel piatto cose che non si era preventivato di mangiare. Racconto questo episodio qui. Sì, sì, è importante perché... Sì. Allora, ascoltami, e poi vogliamo... Ricordo a tutti e tre di non salutarci quando finisce la diretta, per salutarci poi dietro le quinte. Sento un cane in sottofondo, non so da che parte, io non ho cani, quindi sarà... È il mio, senso, è da fuori, chiudo la finestra. Oh, no, non c'è bisogno, vai tranquillo, sopportiamo, va bene. Allora, la domanda è questa. Una parte molto interessante di tutti i libri di Gaetano è l'approfondimento culinario dei posti dove lui va appunto a viaggiare. Ed è interessante questa cosa qui perché, insomma, lui approfondisce molto la cucina dei posti e cerca quando è possibile di mangiare piatti tipici, anche con un grande coraggio proprio del viaggiatore e non del turista, perché poi sapete com'è il turista, no? Viaggia in tutto il mondo, ma poi molto spesso va al McDonald's perché magari è buttato a mangiare. O al ristorante italiano. Oppure il ristorante italiano, come l'italiano che va all'estero. Che l'italiano non mangia poi nulla, poi, perché tra l'altro, tra l'altro. Allora, Gaetano, raccontaci questo episodio che sta nel capitolo 2, appunto, del libro, eccolo, facciamo rivedere, Asia Estrema, che parla della volpe volante, che tu ci hai raccontato, io mi ricordo, fece una bellissima battuta, ci hai raccontato il 10 ottobre alla presentazione in un posto bellissimo all'aperto l'anno scorso, in quel breve periodo in cui siamo stati aperti e possibilità di fare presentazioni dal vivo, alla presentazione appunto al Museo Diocesiano. Quindi, che cos'è la volpe volante? E le parole sono importanti, direbbe Nanni Moretti, sentiamo. Beh, allora, andato in questa trattoria, era molto periferica, molto dove periferica. Sei? Dove stavi? Thailandia, Bangkok. Però nella zona nord della Thailandia, una zona non battuta dai sentieri turistici, ed era una trattoria per le persone del posto. Infatti non c'erano i menù. Il cameriere, il signore che stava lì, diceva i piatti del giorno e poi si sceglievano, chi doveva mangiare li sceglieva il piatto del giorno. Il problema è che non si riusciva proprio a comunicare in nessun modo. Io ero seduto lì al tavolo e lui cercava di farmi capire, ma di fianco a me c'era una signora che stava sbranando un pollo con i pomodori. Allora io l'ho indicato, ho detto: voglio quello, portami quello. Già che non l'ha tolta la signora per darlo a me, vuol dire che, insomma, iniziavamo già a comunicare. E poi, insomma, ho atteso un po' i tempi che venisse preparata questa pietanza. Non nascondo una certa, un certo rammarico nel vedere poi il piatto, perché c'era pochissima carne sulle ossa.
io ho pensato, qui non mangiano le persone, figuriamoci gli animali, quindi un po' l'ho denutrito, ho iniziato a mangiarlo molto speziato, era, la carne era arancione, la paprika credo ci fosse. Dopo un po' si è avvicinato qualcun altro, credo fosse il proprietario del locale, e ha iniziato a blaterare qualcosa. Ora, faccio una piccola premessa. Quando sono arrivato a Bangkok ho cambiato i soldi, 100 euro, e mi hanno dato la carta moneta locale, che si chiama il baht, che è debole. L'euro è fortissima rispetto. Infatti mi hanno dato 4 blocchi di soldi di carta che io non sapevo più dove mettere, ho riempito lo zaino, le tasche, i pantaloni. E quindi quando si è avvicinato questo signore che credo fosse il proprietario del locale, ha iniziato a blaterare qualcosa tipo not dash bat, guarda, ce li ho i bat, ne ho veramente tanti, non vedo l'ora di liberarmene, ma fammi finire di mangiare che ti pago, non scappo via. Lui, comprendendo che io non avessi capito, mi ha invitato a seguirlo. Eravamo su, diciamo, il locale dava su una strada, eravamo a dei tavoli esterni, siamo entrati nel locale e siamo usciti dall'altra parte, dava su una radura e c'era un grosso albero secco e mi ha indicato i rami e mi ha detto bat, c'erano degli enormi pipistrelli appesi e lì ho realizzato, ho detto oh mio Dio, mi hanno dato da mangiare il pipistrello, altro che pollo denutrito. E per tutto il tempo, per tutto il percorso che ho fatto nel tornare a casa, ero abbastanza disgustato, ho pensato, ho riflettuto sull'ironia agghiacciante della assonanza molto simile tra la moneta locale e il termine bat, che in inglese vuol dire pipistrello, che poi si scrive il bat moneta, si scrive con un H di più, insomma, fondamentalmente con l'H, sì. Sì. Allora Ivan, devi sapere che racconto questo episodio il 10 ottobre dell'anno scorso, quindi in quel breve periodo, in questo bellissimo cortile del Moody, e disse praticamente questo stesso detto con la stessa maniera in cui l'ho raccontata adesso davanti a 150 persone, no? E io mi alzai e dissi, ma tu ti rendi conto che parlare oggi nel 2020 che hai mangiato il pipistrello è un attentato che non ti puoi permettere? E fu, insomma, un momento di verità generale, ecco perché lo ricordo con grande piacere e ho riso quando l'ho riletto nel libro in questi giorni. Allora, ci avviamo alla fine, c'era solamente una frase, senti, sì, c'era una considerazione molto bella che secondo me è un invito alla lettura. Sì, di Maria Teresa diceva i libri di Gaetano sono una grande tentazione a viaggiare. Io lo suggerisco di... C'è la giusta di cedervi. Di cedervi, sì. E infatti, e quindi esatto. Questa cosa qua. Maria Teresa è una tua grande fan. Allora, vogliamo dire qualcos'altro? Perché io voglio concludere con la mia bella massima. Ho trovato una massima di una viaggiatrice, poetessa, scrittrice, accademica, quindi la lascio per ultima e la commentiamo come finale di questa. Commentiamo. La lasciamo così. No, io, vabbè, i saluti poi li facciamo dopo. Io ringrazio ovviamente Gaetano per tutte le esperienze che ci hai portato e soprattutto per i messaggi che ci hai dato. Molto forte veramente la questione del bambino, non tanto perché ad una prima lettura poteva avere appunto un intento tra virgolette macabro, ma poi perché c'era un risvolto, perché come dicevi tu, forse il padre con quel gesto, forse d'amore estremo, gli ha salvato la vita per poi potergli dare appunto qualcosa da mangiare, che è davvero scioccante, ecco. Per cui niente, questo era, diciamo, quello che mi porterò tra le tante cose, no, diciamo, a casa da questa diretta. Io adesso sono felicissimo perché mi piace quando Ivan scopre gli autori che io già amo e soprattutto quando sono autori di prossimità come lo è appunto il nostro Gaetano Appeso, che è un amico del nostro laboratorio, un amico mio personale, ed è una persona che ha arricchito la mia vita da quando lo conosco. Io sono davvero contento di questo e prima abbiamo citato la casa editrice senza dirlo, ma lo possiamo dire perché a me mi ha presentato Gaetano Appeso un amico comune, la persona con cui ho fatto il mio percorso da giornalista, da apprendista, che è appunto Antonio De Lisanti. Antonio De Lisanti editore è l'editore appunto di Gaetano Appeso e i 4/5 libri, ce n'è uno in inglese, il primo, Email from Amazon, che non è il libro appunto del servizio clienti di Amazon, ma è appunto la traduzione di Email dall'Amazzonia, appunto il primo libro di Gaetano Appeso. Vi consiglio di leggerli, sono libri che vi fanno scoprire il mondo e che vi fanno venire quella voglia che diceva appunto Maria Teresa prima, di cominciare a cedere alla tentazione di viaggiare.
Niente, non so cos'altro dire. Ogni volta che Gaetano ci racconta i suoi libri, abbiamo bisogno della tua massima, Raffaele. No, è vero, arriva la mia massima e l'ho trovata una che secondo me è la giusta filosofia di Gaetano Appeso. L'ha detta Anne Carson, che è una poetessa saggista, soprattutto poetessa saggista e accademica canadese, anche viaggiatrice, che ha detto: l'unica regola del viaggio è non tornare come sei partito, devi tornare diverso. Io credo che questa sia forse la giusta filosofia e spero che le persone collegate oggi, molto vivaci nei commenti, veramente intraprendano questa nuova filosofia di viaggio: non fare i turisti in un posto, ma fare i viaggiatori, rischiare di perdersi, magari non come fa Gaetano Appeso, che è anche allenato, non cominciate con un viaggio in Siberia, piano piano, ma come dire, anche in un percorso organizzato si può trovare un sentiero laterale e magari in quel sentiero laterale trovate la vera cultura, la vera nazione e il vero genius loci del posto che era andata lì a scoprire. Quindi spero che tu sia d'accordo, Gaetano, perché insomma non tutti possiamo diventare come te, ci ne vuole un po' e quant'altro. Ok. Allora, sì, abbiamo appunto ancora dei ringraziamenti per l'incontro, ovviamente sono tutti per te, Gaetano, noi siamo dei comprimali. Infatti, anche perché non li abbiamo mai raggiunti tutti questi commenti così positivi. Assolutamente. Diciamo. Anzi, okay. Se ogni tanto nelle prossime puntate vuoi venire anche solo per guardare, ci fai da bella presenza. No, Ivan, dobbiamo fare qualche comunicazione di servizio perché questa puntata... Assolutamente, ci prendiamo questo minuto per dire ovviamente grazie a tutti per chi in questi... da gennaio sino ad oggi ci ha ascoltato in questa nuova rubrica video che è nata come un esperimento che si chiama appunto Incontri Ravvicinati, dove abbiamo cercato io e Raffaello di portare, diciamo, quelle che sono le nostre passioni in una diretta, quindi libri, molto di più i libri che le serie TV, però anche serie TV e film, parlando appunto sia di verticalità di marketing ma anche di cose differenti come per esempio quella di oggi, che siamo molto, molto contenti di aver vissuto e fatto. Per cui a settembre ritorneremo sicuramente con una programmazione più forte e arriveremo sicuramente fino a dicembre per poi appunto rifermarci e riprogrammare poi la stagione successiva. Quindi ci vediamo a settembre. Io voglio ricordare una cosa, perché mi è piaciuto molto il commento che ha fatto Ivan riferendosi al dietro le quinte. Scusami, ma l'ho trovato molto calzante. Eccolo qua, Asia Estrema, ve lo faccio rivedere, e non perché è il libro di un amico, ma è un libro di una scoperta, primo che è del sud-est asiatico, di un viaggio di scoperta all'interno di se stessi. E come ha detto Ivan molto saggiamente, perché l'ha rilevato attraverso il racconto che ne facevamo insieme a Gaetano, può essere veramente il libro di autoaiuto di cui avete bisogno, perché probabilmente spogliarci delle nostre sovrastrutture e intraprendere un viaggio in maniera diversa, che speriamo sia il messaggio che sia passato oggi ai nostri ascoltatori, può essere la maniera davvero per crescere e tornare a essere migliori di quando si è partiti. Noi ce l'auguriamo e vi salutiamo. Ci vediamo a settembre. Ci vediamo a settembre, ma nel frattempo ci vediamo sulle nostre pagine social di Smart Marketing, sul nostro sito internet che è www.smartnews.it. Se volete suggerirci anche delle puntate, dei libri, film, dei racconti, scriveteci pure, ci avete tutti i contatti appunto social e non solo. Quindi ci vediamo, magari in differita per chi ci segue anche su YouTube o su LinkedIn, e a presto a settembre. Perfetto, grazie, arrivederci. Ciao ciao. Grazie, buona serata.